Buongiorno da Enjoy Viaticus, ci troviamo a Belgrado, in Serbia. Alle mie spalle uno degli edifici più grandi e maestosi della città, la chiesa di San Marco, una delle principali chiese ortodosse appunto di Belgrado, costruita fra il 1931 e il 1940 e dedicata a San Marco Evangelista. All'interno, tra le altre cose, anche uno dei candelabri più grandi della cristianità e il sarcofago che contiene le spoglie di Dusan, leggendario imperatore medievale della Serbia. Accanto alla chiesa di San Marco, una piccola costruzione con la cupola blu, l'antica chiesa russa commissionata dalla comunità russa in fuga dalle città che avevano deposto i Romanov con la presa del potere dei bolscevichi, costruita nel 1924 e che conteneva fino al 1944 anche delle spoglie dei cimeli importanti delle guerre contro i turchi e contro Napoleone. Poi le autorità comuniste sovietiche e jugoslave decisero di abbandonare qualsiasi residuo del tempo anteriore al comunismo. Poi al lato, dietro la chiesa, dopo il teatro, ci sono anche le rovine, si intravedono le rovine della TV serba, che venne distrutta nell'aprile del 1999 da un bombardamento della NATO che provocò anche la morte di 16 giornalisti. Questo complesso si trova all'inizio del parco Taz Maidan, che ha pure una storia abbastanza tribolata. Sfruttato da secoli come per l'estrazione della pietra bianca, quindi come cava di pietra bianca, visse varie fasi fino a diventare anche un cimitero e poi nella seconda metà dell'Ottocento parte di questo parco divenne l'ippodromo cittadino. Dopo anni di incuria e di abbandono, nel 1934 si decise di riqualificare l'area come parco pubblico e ad oggi, grazie anche alla costruzione di una piscina olimpionica e di un centro sportivo, è uno dei parchi più amati della città e più frequentati dai serbi, quindi dagli abitanti di Belgrado soprattutto. Questa zona si trova a pochi passi dal Parlamento e non lontano poi dal centro con la via Mikhailova. Restate in contatto con noi di Enjoy Viaticus, contattateci per qualsiasi tipo di informazione per i vostri viaggi su misura, anche per tutte le indicazioni sulla bellissima città di Belgrado.